Salve ragazzi e ragazze, allora oggi vi faccio vedere come utilizzo questa resina Sintafoam. Questa resina è una resina che quando si asciuga è gialla, cioè proprio il colore tipico della resina naturale e ha un tempo di asciugatura molto veloce, però ovviamente non è buona da essere, per essere colorata. Perché i colori si sfalsano moltissimo e non è buona per fare dei lavori ovviamente che rimanga giallina così com'è. Però io questa volta la utilizzerò per fare uno stampo, una colata, ma che poi dipingerò con i colori acrilici. Quindi non mi importa se la resina ovviamente è gialla e utilizzerò anche questo stampo che ho fatto in gomma siliconica, quella plasmabile, perché se la, mi serve che la superficie rimanga, scusate, ruvida. Voi sapete che la resina non rimane lucida quando viene messa all'interno di questi stampi, ma rimane ruvida. La cosa mi interessa, infatti questa è una prova che farò con voi per vedere se poi, senza dover mettere del primer o nessun altro dei prodotto, posso colorare con i colori acrilici lo stampo, la colata che farò in questo stampo. Ora preparo la resina e farò la colata e vi dirò anche le proporzioni con cui utilizzerò il componente A e il componente B, ma è semplicissimo perché da come vedete che i flaconi sono uguali, sarà 1 a 1, infatti si chiama 1.1, credo che l'abbiano scritto apposta. Ecco qui, ora ho fatto la colata, vedete comunque già si vede, il colore è proprio giallino, giallo è proprio il colore tipico della resina. Quindi adesso devo aspettare che catalizzi e poi vediamo il lavoro successivo che cosa. Allora ragazze, con meno di un'ora la resina questa qui si è asciugata. Quindi posso toglierla dallo stampo. Ecco qui. Questo è il colore con cui si presenta questo tipo di resina. Ora metterò ovviamente meglio la videocamera perché dovrò cominciare a dipingerla e vediamo che cosa esce fuori. Ecco qui, mi si era spenta la videocamera. Allora, ho cambiato anche il pennello perché quello era proprio indecente, ma io credo che dovrò comprare qualche pennello un pochino più professionale perché questi pagati poco durano anche quello che li hai pagati. E poi io sinceramente li mantengo perché li pulisco bene e tutto, ma vabbè. Allora, ora io colorerò tutto l'angioletto e poi vi farò vedere il risultato finale, tanto è inutile che vi faccio vedere come lo coloro perché poi ognuno di voi farà una forma diversa e quindi utilizzerà i colori diversi. Ora proseguo e poi vi faccio vedere. Ed ecco, diciamo, l'angioletto così finito, l'ho lucidato con una vernice all'acqua. Solo sulle parti ovviamente colorate con l'acrilico perché non so come reagisce la vernice all'acqua sulla resina e certo non ho fatto le cose un po' particolari, ho lasciato un pochino così a correre per finire il video, però penso che se mettete un po' di più di attenzione vengano dei lavori veramente molto più belli. Questo è quanto avevo oggi da dirvi. Mi auguro che vi siate divertiti a vedere questo video e alla prossima. Ciao ragazzi!